quello di diminuire i costi e aumentare i ricavi. Il problema è come si può, perché è stata fatta questa scelta? È stata questa scelta perché chiaramente i costi di gestione del sistema idrico non sono leggeri. Cioè, a livello infrastrutturale, chiaramente ci troviamo di fronte a una grande carenza da parte del pubblico che non ha i fondi e quindi ricerca da parte dei privati. Quindi quello che si voleva ottenere, l'obiettivo era quello di avere un privato che investisse. Ma vedremo poi dopo che invece questo obiettivo non viene raggiunto. È chiaro che però sotto il governo dell'SPA l'acqua smette di essere un diritto e si trasforma in merce, perché comunque i comuni a questo punto diventano semplicemente dei gestori, ma dell'interesse, no? Quindi padroni sanguisuga li chiamano. Diventa comunque una contraddizione. Si dice che praticamente il pubblico sarebbe assolutamente inaffidabile nella gestione della cosa pubblica, cioè un paradosso, no? Quindi l'unico che saprebbe gestire la cosa pubblica in realtà è il privato. Quindi però è chiaro che lo vediamo benissimo dove effettivamente poi questa gestione ha avuto il massimo esito anche in Europa, ma anche in Italia. Si è trovati di fronte in realtà a situazioni gravissime, no? Quindi si parlerà anche poi più avanti del discorso della legalità. Per esempio, nel gennaio 2008 la dirigente di Acqua Latina è finita in manette per furta aggravata e frode, noccioline, al centro dell'inchiesta su appalti truccati a favore di aziende del gruppo e manovre per intascare illegalmente decine di milioni di fondi statali. Nel gennaio 2009 il comando della Guardia di Finanza della provincia di Frosinone ha denunciato la CEAT 5 SPA per aver gonfiato illegalmente le bollette dell'acqua per milioni di euro, chiaramente a discapito dei cittadini della provincia. Nel novembre 2007 l'autorità garante della concorrenza del mercato ha appurato l'esistenza di patti segreti fra CE e Suez per penetrare nel mercato degli acquedotti. Potremmo continuare davvero tutto il giorno a occuparci di queste inchieste. Ma è quello che però ci preme considerare, che comunque chiaramente tutto questo discorso dell'efficienza alla fine si riduce a ben poco, cioè quello che si punta è massimizzazione dei ricavi, dirigenza diciamo, remunerata ai massimi livelli, al di fuori di ogni logica, non dico di pubblico, ma persino anche di privato, perché comunque siamo al di fuori di ogni logica anche economica nella remunerazione della dirigenza. E quindi caduta verticale degli investimenti, faccio l'esempio, se lo vuoi citare per favore. Il problema è proprio questo, che come dicevo prima, in realtà l'obiettivo che si voleva ottenere, cioè quello di aumentare gli investimenti, in realtà paradossalmente siamo al Sì. contrario. Cioè se nel 1985 gli investimenti nel settore dell'acqua a livello italiano ammontavano a 2,3 miliardi di euro, non sono pochi. Nel 2005 però evidentemente avevi traslato già le lire in euro, mentre nel 2005 sono scesi a 700 milioni di euro, cioè per fare il paragone, chiaramente con la gestione privata gli investimenti diminuiscono. Cosa fa il privato? Arriva dal pubblico e gli dice: caro il comune, io non ce la faccio, non ci sto dentro, devo aumentare le tariffe ai cittadini. Il comune gli dice: no, per carità, poveri cittadini, poi dopo non mi votano più e quindi cosa faccio? L'investimento lo devo fare io comune e quindi si continua, cioè alla fine i soldi vengono chiesti, ad esempio mi diceva appunto che Alfredo, il 20 giugno 2008 Alfredo De Girolamo, presidente della Conservizi Toscana, prima ha messo in evidenza la necessità comunque di fare dei lavori di ammodernamento perché lo sappiamo che le infrastrutture italiane a livello di acqua, non parliamo della Sicilia ma comunque in generale sono un colabrodo, quindi quello che si potrebbe recuperare tappando, scusate, semplicemente i buchi è superiore a quello che comunque si andrebbe a spendere per gli investimenti. Comunque in questo caso appunto Alfredo De Girolamo chiede opere idriche per 900 milioni di euro, però ha chiesto poi alla Regione Toscana di dargli i soldi per fare gli investimenti, quindi a questo punto non si capisce a che pro bisognerebbe avere questa gestione privata se poi la funzione di metterci i soldi, voglio dire, io ci metto il rischio però ci metto anche i soldi, perché comunque invece no, rischio zero e soldi zero, quindi tutto ricade poi ancora una volta sulla collettività. Però chiaramente adesso noi siamo in Brianza, non è che viviamo sulla Luna e volevamo capire se anche in Brianza funzionano le cose. Noi comunque la Viaggio, ma poi alla fine cioè, il comitato in generale è giunto alla conclusione che ci sia veramente superato ormai la soglia di attenzione. Perché cioè, è chiaro, evidente, perché ne parleremo poi nel pomeriggio a livello proprio di legalità, però anche a livello proprio pratico di sopravvivenza del sistema,
eravamo di fronte a casi di confusione, mistificazione, legittimità, cioè sono tutte parole, però dietro queste parole ci sono dei fatti, cioè ci sono delle realtà di fatti che poi spiegheremo esplicitamente, conflitti di interesse, parentele, giochi di cassette cinesi che entrano una dentro l'altra. Noi oggi vorremmo, qual è l'obiettivo? Cioè chiaramente non voglio far perdere ulteriormente tempo perché poi chiaramente ci sarà la parte su cosa. Però quello che vorremmo fare noi è cominciare a capire se cosa possiamo fare per difendere questo diritto che ormai chiaramente dovrebbe essere difeso ma abbiamo visto che non lo è, e bisognerebbe chiaramente garantire il diritto minimo ad avere almeno 40 litri di acqua giornalieri pro capite eccetera eccetera, ma vabbè, qui ci viene fatta una proposta, cioè la proposta comunque di modificare il sistema del consumo. Io mi permetto semplicemente di dire, va bene la fiscalità, va bene la fiscalità progressiva, però ricordiamoci sempre che in un'ottica ecologica bisogna anche fare leva leggermente sul fatto del consumo, perché altrimenti non abbiamo, non abbiamo assolutamente nessun interesse, ripeto, a installare i distributori di rubinetti, eccetera, eccetera, di regolatori di flusso, perché non ce ne frega niente, tanto paghiamo in base al nostro reddito, quindi alla fine non avremo nessun interesse a farci la doccia piuttosto che il bagno. fare questa cosa. Chiaramente quello che giustamente Maurizio aveva aggiunto in calce direi di fondamentale importanza, cioè noi siamo ormai abituati, perché abbiamo già il governo dei tecnici, quindi ormai ci abbiamo fatto il callo questa cosa, che i tecnici super esperti ne sanno più di noi siamo dei cittadini ma non siamo manager, quindi per la carità non possiamo occuparci né di pianificazione né di programmazione né di strategia né tantomeno andare a mettere il naso in quelli che sono gli aspetti societari delle partecipate, e quindi dobbiamo delegare. Cioè, quindi la grande parola magica qui è delega. Noi quello che vogliamo invece demistificare oggi è proprio questo, cioè vogliamo entrare nel dettaglio, cercare di smontare questa finta complessità e capire invece che poi i concetti papale ci sono, e quindi possiamo semplicemente poi cominciare da lì. Cioè una volta che abbiamo la conoscenza, però non possiamo fermarci alla conoscenza, perché dobbiamo cominciare anche a lottare, dobbiamo cominciare a batterci, perché altrimenti veniamo qua, ascoltiamo, andiamo a casa, ci lamentiamo, siamo contenti di quello che abbiamo sentito, ne parliamo con nostra moglie, nostro marito, gli amici al bar, però poi di fatto qui ci sono delle battaglie da fare, quindi il nostro programma come comitato è continuare sulla base. Lascio la parola a Biagio. Senza microfono, adesso Maurizio, non so se è stato presentato Rosario Lempo, che è qui con noi e lo ringraziamo. Rosario Lempo è il presidente del contratto mondiale dell'acqua, e quindi una figura che si è sempre battuta per all'interno del forum sia nazionale che internazionale dell'acqua, il cui suo prezioso apporto oggi sarà, come dire, notevole, perché ci allieterà delle sue conclusioni. Non avevo dubbi che tu ti scordassi, quindi no, mi sono permesso di dirlo. Va bene, allora signori, buongiorno. Volevamo sottolineare due cose. L'assoluta mancanza di carta, debito, eccetera, ci stiamo autofinanziando ovviamente, e alla fine dei lavori raccoglieremo sempre sul computer mail, indirizzi e nominativi, e a chi fosse interessato, magari dietro un contributo volontario così, vi forniremo tutto il materiale della giornata, tutte le slide che proiettiamo. Abbassiamo la luce. Si spegne metà della sala, non c'è. Aspetta, provare. Proviamo qualche. Delle persone che ci sono qua, quanti rimangono a pranzo? Sì, va bene. Quanta gente? No, non tutti. 3, 4, okay. Mi raccomando, non addormentatevi. Perché allora buongiorno a tutti, grazie. Per quello che devi parlare del microfono.
Prego. Parla nel microfono, Biagio, che faccio. Esatto, però io voglio fare il benetto lì al lato. Esatto. Però parla nel microfono. Allora, buongiorno. Vi prego di non annoiarvi, perché il tema, diciamo, è affascinante, però è altrettanto ostico, perché, come dire, non si è mai cimentato. E quindi, però, diciamo, il nostro modesto sforzo è quello proprio di, senza la pretesa di avere la ricetta magica, perché, come appunto veniva detto, io personalmente poi, come dire, sono un autodidatta, contrariamente agli illuminari che abbiamo in circolazione che ci spiegano tutto, io sono un autodidatta che, credendo e si è, come dire, appassionato del tema, e quindi a maggior ragione, come dire, subentra quello che diceva l'Elisabetta prima, cioè che noi deleghiamo ai tecnici che combinano guasti, e, come dire, quella famosa democrazia partecipata in diretta, come dire, non la esercitiamo. E invece, come dire, questi temi debbono invertire questa nostra ottica, perché è importante che stiamo parlando di un bene comune. Dunque, allora, iniziamo con il ciclo delle slide, sperando di essere il sintetico al massimo. Torna la prima, per favore. Perché, allora, come dire, il ciclo dell'acqua è di vitale importanza e c'è una stretta connessione con il territorio, semplicemente. E che quindi, come dire, immediatamente ci collega alla nostra battaglia per la difesa del territorio. Perché il ciclo vitale dell'acqua, così come ci illustra quella bellissima immagine, è fatta appunto dall'arricchimento, questo ciclo virtuoso, il terreno che viene attraverso le piogge, per effetto di gravità, penetra nel terreno, si creano le famose falde acquifere, che sono dei serbatoi naturali, poiché nei vari strati della terra, perché la natura ha pensato a tutto, tranne, come dire, dotarci di quel buon senso da non distruggerla, però questa è un'altra storia. Sotto, dove, come dire, per far sì che queste falde acquifere, no, rimangano tali, c'è uno strato di argilla che fungono appunto da serbatoio. Quindi, allora, ecco perché c'è una connessione tra battaglia forte, strenua della difesa del territorio e salvaguardia del ciclo idrico. Perché in Brianza, per farvi un esempio, data l'eccessiva cementificazione, è avvenuto che negli ultimi 15 anni le falde acquifere si sono abbassate di oltre 20 metri, anche in una condizione di piovosità nella media nazionale corposa, cioè noi in Brianza abbiamo una piovosità media annuale intorno ai 1100 mm all'anno, 1100 mm, proprio per essere, come dire, complete nell'informazione, equivale, cioè ogni millimetro, perché c'è un calcolo, di pioggia equivale a un litro che si posa su un metro quadro di terra, no? Di terreno vergine. Quindi la cementificazione fa sì che, come dire, quest'acqua non può arricchire le falde acquifere, no? E quant'altro. Quindi ecco perché, diciamo, c'è questa stretta connessione, e quindi la nostra battaglia, come spesso veniamo accusati, non è di natura ideologica, no? Ma è di natura reale. Contrariamente, no, ai super tecnici, no, che ci imbrogliano tutti i giorni. Passiamo alla seconda. Quindi, allora, che cos'è il ciclo integrato e la gestione di esso per la salvaguardia del bene comune e dell'ambiente che ci circonda? Questo è collegato al discorso che facevamo prima, ovvero per noi, proprio per salvaguardare il ciclo,